Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo aprire le nostre Bibbie nel libro di Michea, capitolo 7. Libro di Michea, capitolo 7. Leggeremo dal versetto 7 al versetto 10. Amen, il Signore sia lodato. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sono seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva: dov'è il Signore il tuo Dio? I miei occhi la vedranno quando sarà calpestata come il fango delle strade. Amen. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al nome del Signore. Vedete, fratelli, il profeta Michea opera in un periodo molto, molto particolare, un periodo di ribellione del popolo di Giuda, un periodo di ribellione, fratelli e sorelle, insomma, per il popolo di Dio, un periodo in cui in qualche modo nulla si poteva sperare di buono. Michea per qualche istante, insomma, si ricorda delle promesse del Signore. In qualche istante egli, guardandosi intorno, vede il degrado sociale, politico, materiale e anche spirituale in cui versa la nazione, e girandosi intorno, insomma, quello che riesce a comprendere è che nulla c'è intorno a lui. Girandosi intorno riesce a comprendere che l'uomo è soppresso dai propri sentimenti, dalle proprie idee, dal proprio cuore, dalla propria carnalità, dal proprio peccato, dalla propria disubbidienza. L'uomo è lontano da Dio, c'è uno sviamento comune, una corruzione aveva raggiunto, insomma, quella nazione, forse al di là e al di sopra di ogni livello, un degrado spirituale, un degrado materiale visto da Michea, che non poteva far altro che veramente scoraggiare questo profeta. Nelle famiglie, sì, ad un certo punto parla anche, figuratevi al versetto 5, anche all'interno, no, della famiglia stessa: non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo, sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Ad un certo punto Michea osserva e dice, insomma, c'è anche nelle famiglie ribellione, desideri malvagi, non c'è possibilità di fiducia. In qualche modo, fratelli e sorelle, questa è la condizione di quando si è lontani dal Signore,
quando si è lontano da Dio si è tra le grinfie del diavolo, e quando si è tra le grinfie del diavolo tutte queste cose negative non fanno altro che fuoriuscire, prendere insomma possesso della vita e delle famiglie di questo mondo. Ma la posizione anche del popolo stesso, molti tra di loro, non onorava certamente il Signore. Insomma, quello che Michea osservava era qualcosa di, fratelli e sorelle, veramente molto brutto. Ora, quello che Michea osservava, noi talvolta lo osserviamo, e basta guardare le famiglie, basta guardare insomma quello che succede in questo mondo, le guerre, quello che in realtà l'uomo desidera, la malvagità insomma sociale, politica, la malvagità in questo mondo sta prendendo una piega sempre più evidente, insomma sta prendendo, fratelli e sorelle, un'evidenza maggiore. Ma siamo negli ultimi tempi e il mondo che viviamo ci parla degli ultimi tempi. La vita che viviamo, spesso costernata dalle preoccupazioni, dalle ansie, e come Michea, magari in qualche attimo della nostra vita possiamo toccare con mano lo scoraggiamento. E come Michea, fratelli e sorelle, possiamo vedere a volte anche nelle persone tutto ciò che in realtà rappresenta la malvagità dell'essere umano. Ma fratelli e sorelle, badate a questo, che se il mondo versa in questa condizione è perché esso trascura la parola e la preghiera, la comunione con il Signore. Signore, aiutaci veramente ad alimentare la comunione con Te, il rapporto stretto, profondo, intimo che noi dobbiamo avere con Te. Chi trascura il Signore, chi trascura Dio, trova sofferenza, trova inquietudine, trova disastro, trova miseria, trova tempeste, trova, fratelli e sorelle, tutto caos nella propria vita intorno a sé. E se non si ricerca prima la pace dentro di sé, certamente non si può trovare la pace intorno a sé. Signore, abbi pietà. Cosa fare? Cosa fare se, insomma, tu come Michea vedi che nessuno può porgerti la mano, se vedi una società che pensa ai propri interessi e non pensa al bene comune? Cosa fare se tu vedi in un certo senso la tua famiglia che sta venendo meno, i tuoi figli che sono ribelli, oppure i tuoi genitori che in un certo senso maltrattano? In qualche modo, come fare dinanzi a questo? Come fare quando intorno a te noti questa crisi profonda, questa condizione così particolare? La parola del Signore, la parola di Dio questa sera ci presenta una grande speranza che si ritrova solo ed unicamente nel Signore. Fratelli e sorelle, la parola ci presenta quella speranza che è in grado di cambiare ogni cosa. Vedete al versetto 7, Michea, rientrando in sé, egli capisce che deve provvedere alla propria anima e deve comprendere che deve assicurare la propria comunione col Signore, deve in un certo senso legarsi a Dio per poter ritrovare in qualche modo quella quiete, quella pace, per poter in qualche modo rivisitare e toccare con mano quelle che sono le promesse del Signore, le vittorie che Dio può dare. E allora egli dirà: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nell'Iddio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Egli confida nel Signore. E Michea inizia, rientrando in sé, dicendo: quanto a me, quanto a me. Fratelli e sorelle, troppi sono coloro che desiderano cambiare altri. Troppi sono coloro che desiderano la trasformazione degli altri. Troppo sono coloro che guardano in un certo senso i peccati o in qualche modo il disordine o in qualche modo
insomma, lo sviamento degli altri. Quanto a me, quanto a me. Guarda in te stesso quello che devi rendere al Signore. Guarda la tua vita che sia approvata dinanzi a Dio. Non ti preoccupare che Dio guarda gli altri. Dio guarda ognuno, tu guarda te. Perché tanti dicono sì, ma quello sbaglia, quello fa questo, quello fa quell'altro. Quanto a me, io mi devo assicurare la vita eterna per me. Quanto a me, gloria al nome del Signore, piuttosto che cercare di cambiare altri, cerchiamo di cambiare noi stessi, perché se tutti noi cambiamo, tutta la società cambia, il mondo cambia. Se ognuno di noi fa la sua parte con se stesso, c'è un ordine anche globale, ma il problema è che tutti sono pronti a guardare all'esterno, senza farsi un autoesame, senza mettersi a nudo dinanzi alla parola del Signore, per poter cercare quali sono quelle polveri che solo quella luce può far trasparire. Troppo presi da altri e poco presi da noi. Ma fratelli e sorelle, se guardiamo altri, noi non possiamo fare la volontà del Signore, non riusciremo a farla. Se guardiamo altri, fratelli e sorelle, non riusciremo ad essere incoraggiati ed edificati del continuo nella nostra vita. Se guardiamo ad altri, fratelli e sorelle, ci possiamo scoraggiare, ci possiamo perdere d'animo. Se guardiamo ad altri, noi ci rallentiamo o addirittura ci fermiamo nelle vie del Signore. Perché quello lo ha fatto, io lo faccio. O perché quello è cattivo, io non mi fido più di nessuno. O magari perché sta succedendo qualcosa nella tua famiglia o nella tua chiesa, non lo so. Va bene, tu potresti dire, insomma, non ci vado più, non mi interessa più. O disinteresse, no, quanto a me, quanto a me. Interessati della tua vita, di quello che Dio ha affidato alla tua vita, la tua famiglia, quanto a me. Gloria al nome del Signore. Noi dobbiamo guardare il Signore. Ad un certo punto nel libro di Giosuè c'è un giusto rapporto dinanzi a questa realtà. C'è un giusto rapporto, fratelli e sorelle, dinanzi a questa realtà. Ad un certo punto è scritto in Giosuè: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Vogliamo assumere questo atteggiamento nelle vie del Signore. Quanto a me e la mia casa, noi serviremo il Signore. Più avanti andremo, fratelli e sorelle, più sarà peggio. Motivo per il quale questa parola deve essere tua questa sera. Quanto a me e la mia casa, ci assicuriamo la vita eterna. Serviremo il Signore, perché Cristo sta per tornare. Gloria al nome del Signore. Assicurati la vita eterna. Ieri si è parlato con i giovani circa un testo nella parola del Signore: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non conformatevi a questo mondo, non guardate altri, non guardate intorno a voi, non cercate di imitare, non cercate di farvi influenzare, né fatevi influenzare in maniera semplice. Signore, abbi pietà di noi, ma rendici sicuri, forti, all'interno della roccia. Devi assicurarti di stare bene dinanzi a Dio, di essere approvato dinanzi al Signore. E allora prendi la tua decisione questa sera. Questa sera trasforma te stesso prima di desiderare di trasformare gli altri. Oh, trasforma te stesso, solo così tutto può cambiare. Uno sguardo dentro di te
uno sguardo al tuo peccato, alla tua miseria, al tuo io, uno sguardo alle macchie sulla tua veste, uno sguardo a quello che puoi fare per il Signore ancora non hai fatto, uno sguardo, fratelli e sorelle, alle nostre anime, uno sguardo dentro di noi al tuo stato spirituale. O sei disposto a cambiare rotta per il Signore? Ma sei disposto veramente a cambiare rotta per il Signore? E allora, guardando dentro, tu riesci anche a guardare meglio colui che ti illumina. Se guardi in te, se guardi altro, fratelli e sorelle, tu riesci a guardare quello che il diavolo sta facendo. Se guardi intorno, riesci a guardare l'opera del diavolo. Se guardi dentro di te, tu riesci a realizzare la luce che può rischiarare quelle tenebre. Gloria al nome del Signore. E allora, quanto a me, dice Michea, io volgerò lo sguardo al Signore. Quanto a me, guardando dentro me stesso, alla mia causa, alla mia famiglia, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Mira a Dio, mira a Gesù, mira al Signore, mira al servizio, mira alla chiamata, mira alla meta eterna. Gloria al nome del Signore. Oh, io guardando Gesù riesco a guardare la soluzione. E guardando Gesù che riesco a comprendere quali sono le priorità. E guardando a Gesù che riesco ad avere un medesimo spirito con la Chiesa. E guardando Gesù che questo si può fare. Non guardare indietro al mondo, fratelli e sorelle, e non ricadere nei tuoi peccati. O non guardare a destra, a sinistra, ai fratelli, agli amici che possono magari scoraggiarti o che stanno zoppicando nelle vie del Signore. O non guardare, fratelli e sorelle, in basso, oppresso dal tuo dolore, dalle tue ansie, dalle tue preoccupazioni, dallo scoraggiamento. Guarda in alto, guarda a Gesù, guarda al Signore. Gloria al nome del Signore. Guarda Lui. Perché guardando Gesù, noi veramente riusciamo ad avere tutto quello di cui abbiamo bisogno. È guardando Gesù che noi riusciamo a realizzare quello che Gesù vuole farci realizzare. È guardando Gesù che riusciamo a capire, fratelli e sorelle, che altro è tutto quello che passa, ma la vita eterna è ciò che noi dobbiamo assicurarci. E guardando Gesù, fratelli e sorelle, che noi riusciamo a comprendere il tempo perso nel nostro passato. E guardando a Gesù che noi riusciamo a comprendere veramente l'essenzialità di stare in comunione con Lui. E guardando a Gesù che noi riusciamo a comprendere come il suo tempo è migliore del nostro tempo, come la sua soluzione è migliore della nostra soluzione. Oh, e guardando a Gesù, fratelli e sorelle, che noi riusciamo a comprendere che l'opera sua è migliore della nostra, che il suo piano è migliore dei nostri. E guardando Gesù, fratelli cari, che noi riusciamo a comprendere che la sicurezza e la protezione che Egli garantisce per noi è maggiore, migliore di qualsiasi altra. Oh, e guardando Gesù che noi riusciamo, fratelli cari, nella grazia ad accorgerci di quella sicurezza, di quella roccia in cui possiamo essere stabiliti. E guardando Gesù che noi riusciamo a capire che quella luce è più potente, più bella di altre luci che tenderanno prima o poi a spegnersi. Oh Dio, fratelli e sorelle, vuole operare nella mia e nella tua vita. Ma tu devi guardare a Gesù. Tu devi guardare a Gesù. Il Signore vuole donare salvezza, vuole donare battesimi nello Spirito Santo, il Signore vuole operare, ma tu devi guardare a Gesù. Tu devi guardare il Signore. O e allora tu realizzerai quello che anche Michea stava sperimentando.
o quando a me io volgerò lo sguardo verso il Signore, allora io capirò veramente cosa significa sperare nel Signore. Non sperare in un essere umano, non sperare in un uomo, ma sperare veramente nella fede e nella certezza che ciò che Dio vuole si avvererà. Oh, ecco che io spererò in Lui e sarò certo che il mio Dio mi ascolterà nelle mie richieste, sarò certo che il mio Dio sarà attento alla mia invocazione, sarò certo che il Signore sarà attento a prendersi cura di me, a prendere anche i miei pesi, a prendere le mie difficoltà, a prendere i fardelli che stanno sulle mie spalle e a provvedere. Allora io sarò sicuro e allora realizzeremo tutti questi versi di vittoria, di ascolto, di consapevolezza di chi è il Signore. Quanto a me, fratelli e sorelle, quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Chiniamo i nostri capi, fratelli, preghiamo il Signore.